La provincia di Avellino si snoda tutta all'interno della zona campana, che viene definita Irpinia. Ci arriviamo partendo dal Gargano, in una mattinata quasi estiva, come prima tappa di un viaggio che ci porterà anche a Benevento e poi giù fino alla costa, a risalire nel Lazio passando per Sperlonga, Gaeta, San Felice Circeo e poi ancora su fino alla capitale. Mentre immaginiamo mentalmente la tanta strada da percorrere, subito ci appaiono davanti agli occhi dei panorami eccezionali. Dal mare del Gargano ai mulini a vento e ai campi coltivati dell'entroterra al confine tra Puglia e Campania. Ed eccola finalmente Ariano Irpino, città appenninica detta città del tricolle. Sì, perché se Roma è famosa per i suoi 7 colli, Ariano lo è almeno altrettanto per i suoi 3, Calvario, Castello e San Bartolomeo. Fondata dalla tribù sannitica degli Irpini, l'antica Aequum Tuticum divenne presto romana. Luogo di passaggio e di scambio per molte delle vie principali di comunicazione dell'Italia romanizzata, subì vicende alterne, passando di mano in mano tra le principali popolazioni che dominarono nei secoli l'Italia meridionale. Subì le invasioni barbariche, passò alla dinastia normanna, poi a quella sveva e ancora a quella angioina. Entrò sotto l'orbita di Napoli alla fine del 500 e successivamente passò alla Puglia fino al 1930, quando la Campania la riacquistò. Nella storia moderna è ricordata per aver subito terribili terremoti, di cui la popolazione ricorda ancora le date: 1930, 1962 e 1980. Ma nonostante i danneggiamenti subiti, Ariano Irpino resta meta turistica e importante centro. Due sono i monumenti degni di nota: la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Castello Normanno. La costruzione della cattedrale iniziò nel X secolo sui ruderi del Tempio di Apollo. Tuttavia, nei secoli subì diversi rimaneggiamenti, al punto che la facciata, che ci appare tipicamente romanica, è in realtà cinquecentesca. Della storia della chiesa si ricorda la distruzione che Manfredi impose alle sue milizie nel 1255 e la riedificazione dell'edificio ad opera di Carlo d'Angiò dal 1266 in poi. La chiesa è intitolata, oltre che all'Assunta, anche al santo protettore della città, Sant'Ottone Frangipane. Ed eccoci finalmente al Castello Normanno. Costruito per essere un'inespugnabile fortezza in grado di resistere ad attacchi esterni e assedi, risale al IX secolo. Più volte fu rimaneggiato, fino ad assumere la possente struttura che appare ancora oggi. Originariamente collina fortificata con una torre centrale, oggi è invece una vasta struttura cinta da mura, con mastio quadrangolare e ben 4 torri. Immaginate come poteva apparire un tempo, baluardo di difesa e potente luogo d'avvistamento. Lasciamo Ariano in direzione di Benevento, ma non prima di aver assaggiato il gustoso caciocavallo prodotto da queste parti, che assieme alle mele annurche si annovera tra i prodotti tipici della tradizione irpina. E ora di nuovo in viaggio, direzione Benevento. Siete stanchi della routine quotidiana, del traffico, della frenesia metropolitana? Provate a concedervi l'emozione di passeggiate ad alta quota, magari sulle incantevoli Dolomiti di Brenta. Fra i numerosi sentieri e percorsi valicabili, ce n'è uno dal nome che ne evoca già tutta la suggestione: il Soffio del Brenta. Si parte dalle funivie di Pinzolo e si arriva sulla sommità del Dos del Sabbion, passando per la fermata intermedia di Prarotonde. È lì, in quella palestra naturale di vento e uccelli che fendono l'aria con i loro voli maestosi dall'Aquila Reale al Rondone Maggiore, che inizia il percorso,
utile a rigenerarsi e godere di un panorama che definire mozzafiato è poco. Il paesaggio è attraversato da torrenti e laghi, come il Valagola, uno dei tre laghi presenti nel gruppo montuoso di Brenta, e proprio in prossimità del lago spunta una malga. Del resto il Trentino è famoso per le sue malghe, dove rifocillarsi dopo passeggiate come questa, gustando ottimi prodotti di montagna. Se lungo il cammino vi capitasse di incrociare la Madonnina, niente paura. Ovviamente non si tratta di una visione mistica, ma di un crocevia di sentieri che prende il nome da una piccola cappella realizzata dal camoscio di Giustino, comune proprietario della zona. A questo punto potreste risalire lungo il sentiero fino al rifugio 12 Apostoli. Siamo ad oltre 2.400 metri di altezza, più precisamente 2.447, e il rifugio, dedicato ai fratelli Garbari, è gestito dalla guida alpina Aldo Turri. Prendendo il sentiero verso ovest, invece, si prosegue verso la Varrendena fino a Malga Bandalors, dove è possibile scrutare le più antiche rocce presenti nell'area, risalenti a circa 300 milioni di anni fa. Sono le granodioriti, rocce ignee di origine magmatica, le cosiddette pietre del fuoco. Il sentiero è noto anche per essere popolato da numerosi animali, su tutti spiccano le marmotte, che nella zona sono a dir poco abbondanti. Solo nel parco naturale ad Amello Brenta se ne contano più di 200, riunite in piccoli gruppi in tane sotterranee molto profonde. Camminando, facendo attenzione a non lasciare mai il sentiero e non allontanarsi, osserverete la ricchezza di pascoli e sorgenti, ma anche di parecchi bregne o brogn. Sono degli abbeveratoi scavati in tronchi di larice che la leggenda, ma vista l'alta quota non c'è da dubitarne, vuole abitata dagli orsi. Se osservate bene, nel pascolo centrale è possibile vedere addirittura un cavalette, che sarebbe un ingegnoso sistema tradizionale per trasportare il letame dalla stalla ai pascoli attraverso un semplice meccanismo di contrappesi e carrucole. E dove finisce il pascolo, inizia il bosco, e fra alberi, radure e silenzi, concluderete in bellezza la vostra passeggiata. Detto che la cucina agrodolce è adatta solo alle ricette orientali. Creare un piatto fantasioso con ingredienti facilmente disponibili sulle tavole italiane è possibile. Guanciale e pesche di stagione. Questi sono gli ingredienti di base dei maltagliati che Stefano Belà, proprietario dell'Osteria del Merlo di Moresco, ha cucinato per noi. Si tratta di una ricetta stagionale, come tutti i prodotti che serve sulle sue tavole. Questa viene proposta da giugno a settembre, proprio quando le pesche iniziano a spuntare sugli alberi delle colline del Fermano. Stefano ci spiega che per questa ricetta è ideale l'utilizzo di padelle di ferro di rame stagnato. Proprio in una di queste mette a soffriggere olio e guanciale tagliato a pezzetti. Anche le pesche sono tagliate a pezzetti e vengono aggiunte al guanciale una volta imbiondito. A dare ulteriore sapore al tutto si può aggiungere sale, pepe e peperoncino a volontà. Mentre il condimento cuoce, in un'altra pentola viene messa a bollire l'acqua per i maltagliati. Trattandosi di pasta all'uovo, la cottura è molto veloce. Prima di scolare la pasta, un po' di acqua di cottura viene utilizzata per amalgamare il condimento. Poco dopo si salta la pasta nella padella che contiene il guanciale e le pesche. Ed ecco l'impiattamento. A guarnire, fette di pesca ai bordi del piatto, per dare colore a un piatto davvero insolito. Non ci resta che augurarvi buon appetito!